Ci siamo, è arrivata la settimana decisiva per ciò che riguarda il mercato della Juventus, un mercato della Juve che deve prendere vita in questi giorni. Nel periodo di Ferragosto arriveranno quelli che sono i colpi più importanti in casa bianconera ed è per questo che si infiamma sempre di più la situazione per Manuel Locatelli, che sembra essere arrivata al punto di non ritorno. O si chiude oppure si cambia obiettivo, o si chiude oppure si abbandona una pista che è stata seguita per troppo tempo, diciamoci la verità. Oggi però ci sono importanti novità, perché si parla di visite mediche, e questo è il primo aspetto che è molto importante, da cui dobbiamo partire, e soprattutto di contropartite. Quindi questi due aspetti ci fanno capire che c'è qualcosa che sta cambiando nella situazione Locatelli. Io prima di cominciare, come al solito, vi ringrazio per il supporto, mi raccomando, seguiteci sempre di più. Vi ricordo che siamo anche su Instagram, quindi vi chiedo questo grande favore, seguiteci anche su Instagram, perché lì pubblichiamo sempre notizie di mercato e quindi cerchiamo di fare anche dei sondaggi. Quindi mi raccomando, qui sotto in descrizione vi lascio il link. Inoltre supportateci come sempre, e vi ricordo di OneFootball, app migliore che c'è in circolazione per il mondo del calcio. Quindi qui sotto in descrizione vi lascio il link per poterla scaricare. È gratuita, è personalizzabile, è la migliore per se volete sempre essere aggiornati sul mondo del calcio. Quindi mi raccomando, qui sotto in descrizione io vi lascio il link di OneFootball. Allora andiamo alla notizia, perché oggi è una giornata molto importante per la situazione Locatelli, che si potrebbe appunto sbloccare a breve. Allora, andiamo per punti, andiamo per gradi. Il primo punto è quello fondamentale. Oggi ci dovrebbe essere il quarto ed ultimo incontro per Manuel Locatelli. Un cartellino, quello di Locatelli, che è ambito dalla Juventus ormai da troppo tempo. Centrocampista, classe 1998, al Sassuolo è diventato grande. Al Sassuolo ha trovato quella sua maturità che gli era mancata all'esperienza appunto al Milan. E i neroverdi di Carnevali continuano a chiedere, continuano a essere fermi su una richiesta di 35 milioni, partendo anche dal presupposto che si sono anche in qualche modo adeguati al contesto, perché avevano ottenuto un'offerta da 40 milioni dell'Arsenal. Hanno detto va bene, per voi ve lo diamo a 35 come i migliori mercanti. La Juventus invece, attenzione, perché la novità, la prima novità, il primo grande e la gran novità per ciò che riguarda questa trattativa è l'inserimento di una contropartita che è nuova, perché non se n'era parlato fino ad ora. Però questo precampionato ha messo poi in luce quello che è stato la stella di un ragazzo come Filippo Ranocchia, che a questo punto potrebbe essere inserito all'interno del contesto Sassuolo. Infatti i bianconeri hanno proposto come contropartita tecnica Ranocchia. Perché? Perché inizialmente sembrava essere tutto accordo trovato per ciò che riguarda l'inserimento di Dragusin. Cioè ormai Dragusin sembrava essere un giocatore del Sassuolo. Vuoi le incertezze di Rugani, vuoi la cessione di Demiral, vuoi l'apprezzamento continuo, costante e importante da parte di Allegri per ciò che riguarda il difensore rumeno, ecco che quindi sarebbe stato rifiutato questo inserimento di Dragusin nella trattativa. E quindi, anche perché obiettivamente la Juventus chiedeva di Dragusin una valutazione molto alta, dai 12 ai 15, il Sassuolo ha detto no. Il Sassuolo ha detto io non abbasso la pretesa di 12 milioni per Dragusin, che è una situazione che mi piace ma non ha mai giocato praticamente in Serie A. E quindi la Juventus avrebbe proposto appunto Filippo Ranocchia, giocatore apprezzato dal Sassuolo, un giocatore che sembra poter fare al caso del Sassuolo, è un giocatore che potrebbe fare anche dell'esperienza al Sassuolo. Perché? Perché la Juventus, esattamente come detto con Dragusin, ha l'intenzione di poterlo inserire a titolo definitivo ma con un diritto di ricompra, quindi una possibilità di poterlo riprendere o eventualmente una prelazione in caso di cessione. Quindi nel momento in cui il Sassuolo un domani decide di cederlo, la prima società a cui deve andare a chiedere informazioni se vuole essere o meno interessata al cartellino è proprio la Juventus. Questo potrebbe abbassare la pretesa del Sassuolo, ossia da 35 magari a passare a 30, 28, 27, magari dandogli una valutazione di 7-8 milioni. Come vi dico sempre, però, il problema non è tanto la valutazione in sé per sé, quindi 35-40, 30-35, ma è anche la soluzione di pagamento, quindi in quante comode rate il Sassuolo ti concede l'acquisto di Manuel Locatelli, che dovrebbe essere agli sgoccioli.
Attenzione però, perché c'è una seconda novità, che è una novità importante, perché vi ho parlato a inizio video di visite mediche. In che senso visite mediche? Andiamo a ragionare sul discorso visite mediche. Le visite mediche evidentemente non sono di Locatelli, perché se ancora l'acquisto non è stato completato, le visite mediche non possono essere neanche programmate. Le visite mediche però sono arrivate in casa Sassuolo per Matheus Henrique, centrocampista classe 97, acquistato dal Grêmio, quindi direttamente dal Brasile, con un ruolo molto molto diverso, cioè molto simile a quello proprio di Manuel Locatelli. Ed evidentemente questo ci fa capire che il Sassuolo, in qualche modo, essendo una società che tra l'altro lavora secondo me molto bene, ha anche programmato già il post Locatelli, ha già programmato quello che può essere una situazione, quella di Locatelli, che loro l'hanno messa già in conto, cioè l'hanno messa già in conto. Per ciò che riguarda Sky Sport parla invece di una situazione Locatelli che rimane primaria, però si parla ancora del discorso Miralem Pjanic. Secondo lo Sky Sport, la Juventus è incontrata col Barcellona. Barcellona ha evidenti problemi che potrebbero portare il Sassuolo, il Barcellona a dire: ok, dobbiamo venderlo, quindi in qualche modo dobbiamo anche accontentarci quelle che sono le richieste della Juventus. Però continua a essere il problema alto dell'ingaggio. 8,5 sono troppi, la Juventus ne potrebbe pagare almeno la metà, ma credo che il problema sia legato al fatto che il Barcellona non è intenzionato a pagare anche 4 milioni per un giocatore che non ha più. Considerando che tutti questi grossi ingaggi, che sono stati dati a tanti giocatori da Pjanic, a Umtiti e compagnia cantante, sono realisticamente il problema che hanno portato Messi lontano dalla Liga e lontano da Barcellona. Per questo io credo che sia più facile, secondo me, per il Barcellona svincolarlo, o meglio, sia più facile andare incontro a una cessione con il Barcellona che lo svincola, e eventualmente avendo se lo prende a zero, e lì puoi chiedere qualsiasi tipo di ingaggio. Ma staremo a vedere. Secondo Sky Sport le due cose sono strettamente collegate, cioè la Juventus non può acquistare sia Locatelli che Pjanic. Altre testate giornalistiche invece parlano di Juventus che potrebbe acquistarli entrambi. La soluzione vera però, e la realtà, è che la Juventus dovrebbe accelerare, perché tra poco comincia il campionato, perché la Juventus si appresta a cominciare la prima di campionato senza McKennie, squalificato, Rabiot ed Arthur infortunati, quindi col solo Ramsey, potenzialmente Fagioli, che pure è destinato ad andare via, esattamente come Ramsey. E poi poco altro, cioè non si può arrivare alla prima giornata, cioè Bentancur per carità, però non si può arrivare alla prima giornata in questa situazione nefasta, cioè una situazione assolutamente imbarazzante per la Juventus. Perché va bene, Caio Jorge, che è un attaccante che veramente invece lui poteva arrivare a fine mercato perché non era una priorità a livello di gioco, ma era necessario invece puntare forte su Locatelli, ma doveva arrivare secondo me almeno a metà luglio. Cioè, finite le vacanze, lui doveva arrivare insieme a Chiellini, insieme a Bonucci, insieme a Bernardeschi e Chiesa, insieme al gruppo Italia. Concluso l'Europeo, dovevano arrivare insieme. Così non è stato. Amen. È andata così, però, che la situazione oggi si sblocchi. Oggi c'è questo incontro fatidico, ormai leggendario, della Juventus con Locatelli, o meglio col Sassuolo, con un Locatelli che nel frattempo è lì che attende, lì che aspetta, lì che speranzoso di vedere buone notizie. E quindi sono anche un po' curioso di sapere cosa ne pensate voi, perché si sono fatte vari nomi come eventuali alternative, ma la Juventus, finché non chiude definitivamente col Sassuolo, può fare tutte le alternative che vuole, ma evidentemente sono anche voci che la Juventus mette in giro per mettere paura al Sassuolo, che è un po' una strategia intelligente secondo me. Però la verità è che finché non si arriva a un accordo di chiusura totale con Locatelli, la Juventus sarà sempre forte su Locatelli e quindi non affonderà mai il colpo per Tchouaméni, per Renato Sanchez, per Pjanic o per varie piani B, che potrebbero essere una soluzione molto intelligente secondo me invece per la Juventus, perché arrivato a questo punto comincia ad essere veramente pesante la situazione in casa Juve, cioè anche perché il centrocampo già era da rifare. Non è stato fatto niente a centrocampo, e in più i giocatori forse migliori che hai in questo centrocampo, secondo me, Arthur e Rabiot, sono infortunati. Quindi la situazione non è, diciamo, tranquilla. Gli unici che ha a disposizione sono ragazzi che dovrebbero andare via, come
come Ramsey, come Fagioli, o Bentancur, che è un pupillo di Allegri, e Danilo, che non è un centrocampista. Quindi questo ci fa capire la gravità della situazione in casa Juve per ciò che riguarda il centrocampo, che va bene che rispetto agli altri non ha venduto nessuno, però deve rinforzarsi, perché rimane comunque una squadra che lo scorso anno comunque è arrivata quarta. Quindi non possiamo parlare di Juventus, che comunque parte sicuramente prima nelle gerarchie, perché Juventus è arrivata a quarta. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, sono curiosissimo di sapere cosa ne pensate, curiosissimo di sapere secondo voi come andrà oggi questo incontro, e sperando che sia quello definitivo, sperando che Juventus possa parlare da domani di altri obiettivi, di altre situazioni, di altre, e soprattutto di un centrocampo che trova forma, perché poi diciamoci la verità, è quello che Juventus deve andare incontro, una forma, una dimensione di un centrocampo che fino ad ora è così, molto evanescente. Ditemi la vostra qui sotto nei commenti.